Ciao a tutte e a tutti, in questo tutorial faremo insieme questo cappellino che è un tutorial rivisitato di un tutorial che avevo fatto anni indietro. Perché? Semplicemente perché mio marito adora questo cappello e mi aveva chiesto tante volte di farglielo con un filato veramente che non è di lana. Quindi lui ad esempio non sopporta la lana, soprattutto come capello, no? Quindi proprio non neanche morbida può essere come, però lo trova troppo caldo. Per cui vi propongo anche a voi, tutti voi, tutte, tutti voi che avete dei problemi con la lana, che la trovate troppo calda, che la trovate, insomma, siete allergici, che il cotone felpato che lo abbiamo noi viene in due spessori. Questo che è un medio spessore è lo spessore XL, sotto avete il link di tutti e due, Stonewashed, e lo spessore XL che è uno spessore bello importante, diciamo si lavora con ferri uncinetto da 5, 5,5. E ho già lavorato, ci sono già degli altri video con questo bellissimo filato. È un filato adatto alle coperte, è un filato adatto a maglie, maglioni, capelli, è un filato universale e non è lana, però non è neanche cotone, perché è un cotone felpato. Quindi se voi vedete è proprio un cotone, non lo so. Adesso non ha senso neanche stare troppo a presentarvelo perché tantissime di voi lo conoscete, veramente lo conoscete, lo amate. Ma è dal mio punto di vista il filato perfetto per capelli. Ecco, perché adesso comincia proprio il momento. Quindi, a presto ci sarà anche uno scaldacollo perché mi è piaciuto troppo come è venuto e quindi farò anche lo scaldacollo. Per cui vi dico le quantità di filato subito: solo per capello vi serve circa 200 grammi, 200-250. Adesso dipende, il gomitolo è da 50, per cui io ho lavorato con 5 colori. Allora, se volete 5 colori, sono 250. E invece, se volete fare anche lo scaldacollo, vi servono circa 300 grammi di filato. E fate combinazioni di colori, abbiamo più di 20 colori diversi, per cui sbizzarritevi perché è questo il bello di questo cappello. Come vi dicevo, è una variante rivisitata perché ho fatto una modifica nel modello che vi piacerà troppo. A me è piaciuta proprio questa la modifica, che poi la riprendo anche nello scaldacolo. È proprio stupenda perché viene un intreccio molto molto bello. Qua ho pensato questa cosa alla fine. Comunque, andiamo a lavorare uncinetto Tulip Red. Io lavoro, come sapete, con il Tulip Red. Adesso io ho utilizzato sia 3,5 che 4. Ho iniziato con 4, con 3,5, sono passata a 4, poi dopo di nuovo a 3,5. Non è molto molto facile a capire bene la tensione, ecco, in questo punto, in questo modello, però vi assicuro, è stupendo. Andiamo a lavorare. Ora mettiamoci all'opera. Alla fine di questo video avete anche l'originale, insomma, vediamo. Adesso io ho preso questi colori di Stonewashed. Voi sapete che con lo Stonewashed non sai mai cosa scegliere. E io voglio fare una cosa un po' pazza. Iniziamo. Forse proprio questo, no? Scusate, cioè, è che non è facile. Oh, verde. Ok, basta, preso. Allora, iniziamo con il cerchio magico dove lavoriamo. Adesso con lo Stonewash voi sapete che si può lavorare anche con un uncinetto da 4, però se vogliamo che abbia una bella forma, lavoriamo con 3,5 e quindi eccomi qua.
faccio 2 catenelle che non contiamo come punto e facciamo 12 punti alti. 12 punti alti. Non riesco a passare il 2, immaginiamoci 12. Capita. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una volta finito questo dodicesimo, chiudiamo il cerchio magico e non nelle 2 catenelle, ma nel punto alto. Entriamo e facciamo un puntino basso, no? Ovvio, per bassissimo, scusate, per chiudere. Ok, chiuso meglio. Bene, da qua iniziamo il primo giro. Per il primo giro facciamo solo una catenella, entriamo intorno non alle 2 catenelle ma al primo punto alto e lavoriamo un punto alto in rilievo davanti. Un punto alto in rilievo davanti e intorno al punto e nel punto un punto basso. Quindi di nuovo intorno al punto facciamo un punto alto in rilievo davanti. Nel punto dove abbiamo appena lavorato intorno facciamo un punto basso. Ok? Così noi creiamo la nostra sequenza. Saranno 12 sequenze di un punto alto in rilievo davanti e un punto basso. Questa è la sequenza che ci interessa. Quindi di nuovo. 1 e nel punto 1, un punto basso. Andiamo avanti in questo modo, come vi dicevo, 12 punti alti rilievo davanti e punti bassi, quindi questa sequenza la dobbiamo avere 12 volte perché abbiamo 12 punti alti. Ok, ho finito il mio secondo giro e questi se li contiamo sono 12, quindi abbiamo 12 punti alti, 12 punti bassi, alti in rilievo davanti. Una catenella, partiamo con il terzo giro. Andiamo a lavorare intorno ad ogni punto alto, 2 punti alti, 1 e 2. E poi non ci scordiamo di lavorare il nostro punto basso. Ok? Quindi 1, 2 e il punto basso. 1 intorno, 2, quindi questa è la mia sequenza più il punto basso. Ok, andiamo avanti così di nuovo tutto il nostro giro. Ho finito il mio quarto giro e in questo giro la mia sequenza è diventata 2 punti alti in rilievo davanti più un punto basso. Entro nel mio primo punto, quindi e faccio un punto bassissimo per chiudere. Adesso vi voglio far vedere se volete, io voglio cambiare. Cambiate quando volete il colore, però potete cambiare semplicemente in questo modo. Quindi questo è il punto basso, rimango così, prendo il filo. Adesso io non sono sicura ancora di questo colore, ma lo metto, poi vediamo. Ok, e poi. Ok, quindi nell'ultimo punto basso, poi entro e con il nuovo colore faccio il punto bassissimo, ok? Ho fatto il punto bassissimo, faccio una catenella e inizio il mio lavoro. Adesso non vi spiego perché vi voglio far vedere, ecco, vedete? Quindi in questo modo, questo è un modo. Però il secondo, che a me piace molto di più, è così. Faccio il punto basso anche. E prima di finire, metto qui così, ok? Poi voglio disfare questi due. Rimango così, non voglio disfare di più, ok? Taglio il filo e faccio il nodino.
Adesso prima di fare l'ordine devo pensare se voglio continuare con questo o no, perché insomma, sì, dai, facciamo con questo. Faccio con questo. Ma che problemi che ho. Quindi. E faccio il nodo del tessitore per il quale ho già fatto il video, quindi non, eccolo qua, non esce sempre, ecco, visto? E adesso vado a, non vi scordate di rifare quei punti che li avete disfatti, è il punto basso, e entro qua. Già ho cambiato il colore ed è il mio nodino è invisibile. Ok, andiamo con il quinto giro. Nel quinto giro lavoro di nuovo una catenella, poi intorno al punto basso. Quindi l'unica cosa, la mia sequenza è 2 punti alti in rilievo davanti più un punto basso. Intorno al primo punto alto in rilievo davanti faccio un punto alto in rilievo davanti, poi nello stesso punto, adesso troviamolo, nello stesso punto, poverino, faccio anche un punto basso. Questo è il punto in più che metto. Poi dopo continuo con l'altro punto alto in rilievo davanti più l'altro punto basso. Ok? Quindi l'unica modifica è che tra i 2 punti alti in rilievo davanti metto un punto basso. Quindi, punto alto in rilievo davanti. Adesso vado a cercare il mio punto dove ho lavorato questi 2 punti, che è molto semplice, è questo qua, vedete? Faccio il punto basso, poi torno e faccio un altro punto alto in rilievo davanti, più il mio punto basso, ovvio, questo che ce l'ho già. Vedete i punti? Sono questi. È molto semplice trovarli, eccoli. Quindi intorno a questi che lavoriamo, perché è il punto che abbiamo saltato, praticamente lavorando punto alto in rilievo davanti lo saltiamo, ok? Quindi è questo che abbiamo saltato. Bene, andate avanti, questa è la ripetizione di 2 sequenze totali. Facciamo anche la terza e poi quindi 1. Poi vado a cercare, lo vedete? È questo, è molto semplice. Punto basso, poi un altro, nel punto alto in rilievo davanti faccio il mio punto alto in rilievo davanti e poi non mi scordo di fare il punto basso del giro precedente. E in questo giro avrò la sequenza formata da punto alto in rilievo davanti, punto basso, punto alto in rilievo davanti, punto basso. 12 volte totali. Andiamo col giro numero 5, no? Penso sia il 5, il quinto. Ho cambiato il colore con il mio nodino da tessitore. La prossima volta che cambio il colore vi faccio vedere. Allora, facciamo una catenella e guardate come lavoriamo. Filo sull'uncinetto. Abbiamo la nostra sequenza adesso è composta da un punto alto in rilievo, 2 punti alti in rilievo davanti più un punto basso. Ok. Lavoriamo un punto alto in rilievo davanti intorno al primo. Poi nel punto, quindi nel punto, lavoro anche un punto basso. E poi certo continuo con un punto alto in rilievo davanti nel secondo e il punto basso che ho già. Questa è la sequenza che la dobbiamo ripetere, quindi punto alto in rilievo davanti intorno al primo, nel punto. Faccio un punto basso e punto alto in rilievo davanti intorno al secondo, nel punto basso che abbiamo già, facciamo un punto basso. Ok. Ok, in prossimo giro, nel prossimo giro, comunque non vi scordate della vostra sequenza. Adesso la vostra sequenza ha un punto alto in rilievo davanti, un punto basso, un punto alto in rilievo davanti, un punto basso. Questa è la vostra sequenza che l'avete per 12 volte. Cambio di nuovo il filo anche per farvi vedere come si fa, come faccio io, ok? Perché potete cambiare anche normalmente nell'ultimo punto semplicemente
invece di finire il punto basso con lo stesso colore, lo finite con il nuovo colore, che mettete così, in questo modo, punto basso, e niente, entriamo nel punto, chiudiamo e siamo pronti a partire con il nuovo colore, ok? Oppure, però in questo modo vi rimangono delle codine, ecco. Oppure facciamo come faccio io, questo è il mio modo. Allora, ho finito qui, però non faccio il punto bassissimo, ecco, faccio in questo modo, vedete? Tengo qui, poi faccio 1 e 2. Ho disfatto un punto alto in rilievo davanti e un punto basso. Taglio, senza paura. E faccio un nodo, il nodo del tessitore che io ho già spiegato, quindi qua non ve lo faccio vedere, ma un po' più veloce, ok? Così, poi questo entra qua, poi semplicemente, cioè non ecco così, fatto, tiro forte, se mi rimangono delle codine le taglio, perché tanto questo non si può più disfare, ecco, perfetto, e parto con il nuovo colore. Non mi scordo, però un po' difficile, però insomma non mi scordo di rifare i punti che ho disfatto. Perché li disfo? Perché in questo modo, ecco, vedete, so chiaramente dove devo iniziare, cioè mi viene esattamente il punto, vedete, esattamente, e qua non si vede quasi nulla, cioè proprio è quasi invisibile. Ok, in questo nuovo giro faccio di nuovo una catenella. Abbiamo 1, 1, 1, 1 e l'unica cosa che faccio, aumento nel primo punto alto in rilievo davanti, quindi ne faccio 2. E 2. Del resto lavoro assolutamente normalmente, quindi punto basso. E poi di nuovo un punto alto in rilievo davanti e un punto basso. Questa è la mia sequenza che adesso la devo ripetere. Quindi 1, 2, questa è la modifica, no? 1 e 2, invece di 1 ne lavoriamo 2. Okay, poi il punto basso, non lo saltate il punto basso perché rimane un po' nascosto, poi un altro punto alto in rilievo davanti, poi un altro punto basso. Ok, in questo modo qui ne abbiamo nella nostra sequenza 2 punti alti in rilievo davanti, un punto basso, un punto alto in rilievo davanti, un punto basso. Ok, andate avanti anche con questo tutto intorno. Ok, sesto giro sarà uguale al quarto giro, no? Il terzo al quinto. Praticamente cosa facciamo? Filo sull'uncinetto, entriamo nel primo, intorno al primo e facciamo un punto alto in rilievo davanti e nel punto un punto basso. Ok? E poi del resto andiamo a lavorare tutti i punti come sono già. Ok? Quindi ne abbiamo ancora uno. Un punto basso e siamo arrivati al prossimo aumento. Ciò che vi voglio dire è che già l'avete capito, è che già si vede chiaramente è semplicemente il metodo di aumento. Il metodo di aumento è questo. Si ripete al giro terzo e il quarto o il quinto e il sesto, come volete voi, per quanto adesso vi spiego anche dove mi fermo e quanto si deve ripetere. Sì, vi dicevo, si ripete così. Questi due giri si devono ripetere. Adesso, perché vedete, è questo l'aumento, quindi sempre l'aumento si fa nel primo punto alto in rilievo davanti, nel giro dispari si lavorano 2 e nel giro pari tra i 2 si lavora il punto basso. Quindi questo è il metodo di aumento e sempre avremo, ovvio che avremo di più. Adesso ne abbiamo 1, 2, un punto, un alto, un basso, un alto, un basso, un alto, un basso. Quindi 3 coppie, ok?
E andiamo avanti così a finire il sesto giro. Lavoro ugualmente il settimo e l'ottavo giro e poi vi spiego cosa fare. Allora, ho lavorato anche il giro settimo e ottavo giro. Adesso vi spiego. Io, vedete, questi sono stati il primo e il secondo giro. Il primo giro i punti alti. Il secondo giro questo qua con i punti alti e punto basso, punto alto, punto basso. Poi dal terzo giro abbiamo avuto un giro di aumenti, un giro in quale abbiamo fatto solo e solamente il punto basso tra questi due punti altissimi, alti e rilievo davanti che li abbiamo fatti, già abbiamo fatto l'aumento. Quindi 3 e 4. Poi 5 e 6, 7 e 8. Si lavora sempre così, un giro di aumenti, un giro in quale diciamo inseriamo il punto basso tra i due punti alti rilievo davanti. Io ho anche cambiato con l'uncinetto da 4. Col 3 mi sembra un pochino troppo stretto. Voi vedete adesso anche dipende dalla vostra mano. Ok. Allora, per questo capello, il problema è come sapere dove fermarsi, perché veramente non è facile. Vedete che è riccio e deve essere così per adesso. Quindi è riccio e deve essere così per adesso. Cosa vi voglio dire altro? Sì, misura circa di diametro, circa 12-12 e mezza centimetri. E però noi in questi 12 e mezzo centimetri di diametro abbiamo già 96 punti e come li contiamo? Semplicemente andiamo a contare questa, no? Dall'aumento si vede chiaro la linea dell'aumento dove sono due, dall'aumento, no? Andiamo a contare, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 8 per 12 perché sono 12 sequenze di questo tipo. La sequenza fa 8, quindi sono 4 paia di punto alto in rilievo davanti, punto basso. 4. Ok. E quindi per 12 abbiamo detto che sono 96. 96 è il numero perfetto per una testa, diciamo, media da adulto. Qua, se volete farlo un po' più largo, dovete andare avanti a lavorare con magari un filato un po' più grosso. Però questa dimensione è una dimensione, cioè è la dimensione perfetta. Secondo me, se la volete più stretta, lavorate, continuate a lavorare con 3, 3,5. Se la volete un po' più larghina, andate ecco con 4, 4,5 con lo stesso filato perché con un altro filato andremo poi dopo a farlo diventare un po' troppo pesante. Invece, se lo vogliamo più piccolino, questo capellino, facciamo solo il terzo e il quarto. Al quarto abbiamo finito, ok? Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. E in questo modo andiamo a lavorare diciamo, un capellino da non proprio neonato, ma quasi, più o meno, insomma. Poi, se vogliamo farlo un po' per un ragazzino, ragazzina e ragazzino, andiamo a lavorare anche il quinto e il sesto. E invece con il settimo, sono questi i tre, cioè genericamente parlando, perché come vi dicevo, è un modello che è un po' difficile, andare a fare, a creare altre misure. Ci dobbiamo arrangiare. Bene, da questi 96 io adesso vado serenamente a lavorare. Punto alto in rilievo davanti, intorno al mio punto alto in rilievo davanti e punto basso nel punto basso. Quindi da qua non si muove niente, si va a lavorare così per la lunghezza del capello. E giocate con i colori. Guardate che bella linea, quasi invisibile, di cambio colore che abbiamo. Vedete, abbiamo solo questi piccoli nodini qua che proprio non si sentono. Io adoro questo. E questi non si aprono, non si aprono per niente. Ok, allora vado a lavorare in lunghezza, vi torno a far vedere un po' la lunghezza del capello, come sta.
E adesso verso la fine io ne ho ancora da fare 6 giri circa. Mi è venuta un'idea, cioè mi è venuta adesso verso la fine, cosa volete che vi dica? Ah, vuole prima cambiare il filo, scusate, e poi dopo vi faccio vedere la mia idea. Quale sarebbe l'idea? Di invertire i punti. Quindi invece di fare il punto alto in rilievo davanti, qua io vado a fare il punto basso. Intorno al punto basso mi vado a fare il punto alto in rilievo e vado così. Punto basso. Ok. Vado così 2 giri e poi inverto di nuovo e faccio 2, 4, 6. Gli ultimi giri li faccio così, diciamo. Invece qua, come vedete, cambiamo il colore e il modello di nuovo, ok? Quindi vi consiglio dove cambiate il colore, cambiate anche il modello. Quindi fate, diciamo, 2 giri. Adesso vado a fare questa chiusura, mi sembra la migliore. Ok, quindi come dicevo, a questo punto cambiamo di nuovo filo sull'uncinetto. Adesso intorno al mio punto basso vado a lavorare il punto alto in rilievo davanti e nel punto, quindi la stessa cosa, però insomma, vedete? Viene molto bello. Vedete il gioco qua si vede benissimo, è proprio stupendo. Ok, allora io vado a fare ancora 2-3 al massimo e si può rifinire con un giro di punti bassi, con un giro di punto bassissimo, fate voi. Io questo lo lascio proprio così com'è. Vi dico l'altezza già, la lunghezza già, perché 19, sì, arriverà a un 20, 20, 21, no, 20 circa. Ok, 20 di lunghezza. Sì, 20-21 di lunghezza al massimo, ma questo lo calcolate voi, dipende per chi lo volete lavorare. Ok, questo è il mio capellino, è un po' rivisitato perché come vedete ci sono degli spunti in più. Veramente è un capellino che io adoro, mi piace troppo e perché mi piace talmente tanto farò anche lo scaldacollo, quindi ci sarà a breve proprio subito anche lo scaldacollo perché con gli stessi colori, ovvio, perché in questo modo ho fatto un bel completino. E se volete fare sia lo scaldacollo che il capellino, quindi il set, allora vi serviranno sui 350 grammi. Invece, se volete fare solo il capellino, vi servono solo 200 grammi di filato. Quattro colori diversi. Io qua ho lavorato con sì, 1, 2, 3, 4, 5 colori diversi per esattezza. Veramente, più ci sono, e meglio è. Questo capellino sta bene così. Grazie di avermi seguita e ecco un'altra idea di regalino pensierino perfetta. Ciao, al prossimo tutorial. No, prima di tutto al prossimo video di chiacchiere. Ciao.